Fiamme Bianche erano un gruppo di camicie nere che erano tra gli avanguardisti e i giovani fascisti, e una via di mezzo. Erano tutti ragazzi dai 15 ai 16 anni e mi portarono sopra Vicenza, che loro erano lì di stanza in una scuola. È successo che una sera sono stati attaccati da un gruppo di partigiani comandati da un capo partigiano che era, credo che fosse americano, che era soprannominato Treno, Treno lo chiamavano, e però hanno avuto una batosta ai partigiani lì, hanno lasciato tanti morti per terra e sono scappati da sti ragazzi dei 15-16 anni. E allora, quella volta nel 1988, hanno fatto una commemorazione a questo paese e ci sono andato anch'io. Erano, ma io penso, un migliaio. Era un migliaio tra questi Fiamme Bianche e simpatizzanti, circa un migliaio di persone. Tanto è vero che io mi hanno incaricato a me di fare servizio d'ordine, di guidare il corteo. Voglio dire a Vittorio e Bruno che quest'anno vengono da noi, Sì, una buona idea. nel mese di giugno. Sì, e c'ho la fotografia qui, no? La fotografia di Daciano. Mio fratello scattava le foto a Vercelli e nei giostre, scattava le foto centrando l'obiettivo della macchina per le fotografie, sparando. E lui era un tiratore scelto, mio fratello. Una volta era di servizio assieme a uno dei nostri che è morto pochi anni fa. Era maresciallo maggiore dei carabinieri, è diventato paracadutista, istruttore paracadutista a Pisa e Livorno. E infatti abitava a Livorno lui. E erano di servizio assieme nel 1944, 44-45. Passa una macchina, c'erano i partigiani sopra. I partigiani si erano accorti che c'era sta pattuglia e loro si sparano. E mio fratello ha centrato la mano destra di uno di questi partigiani, che era un russo, non mi ricordo di che parte era. Gli ha troncato tre dita con una raffica di mitra. Lo incontrai a Roma dopo la guerra e mi disse: "Guarda, ho fatto un romanzo e t'ho menzionato anche." E poi ha fatto questo film, però lui è diventato contrario, via. State giù, vigliacchi! Piuttosto v'ammazzo io! Domattina attaccheremo! Li annienteremo! Oltre quel costone c'è la Valtellina! E gli altri che ci aspettano! Coraggio, ragazzi! Riposatevi! Era piccolino pure di statura, non è che era un granché, ecco. E poi se la faceva con la moglie di un nostro sergente lì, se la faceva. E questo non lo poteva vedere. Alcuni così sono scappati dalla legione, hanno disertato e sono andati nelle SS italiane. Li ho rincontrati dopo. Una volta hanno fatto una specie di, come è chiamata, roba di commemorazioni, feste, così, dove c'erano tanti reparti, e c'era questo reparto della SS italiana, e ho visto due o tre di questi della tagliamento che erano lì. Si erano innamorati, invaghiti, non perché lui andava la tagliamento, è perché gli piaceva la SS. A me non mi piaceva niente. SS. Erano troppo violenti là. Invece la mia legione era inquadrata, era seria. C'era quel coso lì, quel tenente era
Sì, era un mitico veramente, Tenente Mazzoni. Quello si è sparato lì a San Giacomo di Teglio. Ha detto: io non mi voglio arrendere. Invece tutti quanti gli altri, ufficiali e altri, erano, dice, meglio arrendersi così noi ci lasciano liberi, torniamo a casa, tanto è tutto finito, inutile insistere. No, perché vedete che poi faranno delle vendette qua e là, io non mi arrendo. E chiamato il coso, il suo attendente, e ha detto: dammi la mia pistola, e tu esci, vattene. Allora si è messo dentro la camera lì, lo hanno sentito un colpo, si è sparato. Anni aveva. Tenente Mazzoni era coraggioso quando andava sul mortirolo lui, sempre noi tutti intanati per terra, e lui in piedi che dava ordini a destra e a sinistra. Tenetevi uniti! Serrati! Che bel giovane poi, era un atleta, aveva fatto gare del salto in alto, era di Zara, di Fiume, di Fiume. Io cercavo lavoro, mi dicevo: dove sei stato fino adesso? Sono stato in guerra, volontario. Oh, no, 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 voglio avere grani, vattene, vattene. Dopo, siccome mia mamma era sarta e faceva i vestiti, della roba, insomma, degli indumenti per la moglie di un ispettore generale di polizia, e che era stato capo dell'ORA al tempo del fascismo, questo qua. Allora, ha saputo il fatto, questo, ma ne parla mio marito, la moglie di questo ispettore, e ha detto, allora il marito gli ha detto: oh, porta qui tuo figlio, dice, falla arruolare in polizia. Allora mi fa a me, poi io vado lì, mi fa: te vorresti arruolare in polizia? Dice: avresti piacere? Magari, sarebbe il mio pane polizia. Poi io sono abituato a portare le divise. Fatta la domanda, e dopo un po' di tempo mi hanno chiamato e sono in polizia. Nelle uniformi nere il reparto rappresentanza. Tutte le specialità figurano in questa grande rassegna. Ecco gli squadroni a cavallo. La tutela dell'ordine esige una ricca articolazione e, per esempio, mezzi velocissimi per la polizia giudiziaria. Fraterni applausi al reparto Celere, cui toccherà l'onore di tornare coi primi soldati a Trieste italiana. Corteno è un paese vicino Brescia, provincia di Brescia. Dice: a Corteno c'è la terza compagnia. Dice: un plotone della terza compagnia è stato decimato su Montepatrio. Il comandante del plotone era uno che poi è diventato giudice istruttore a Milano. Si chiamava Attilio Baldi, si chiamava questo qua, che il fratello è ancora vivo. Il fratello c'ha 96 anni, ancora vivo. Era tenente anche lui della Repubblica di Mussolini. E poi io un giorno, quando ero in polizia, eravamo a Milano di servizio al tribunale, ho visto scritto Attilio Baldi, giudice istruttore primo piano. Sono andato lì a trovarlo, mi sono presentato, l'ho salutato e ho detto: signor tenente, buongiorno. Ma guardi, io non sono stato mai tenente della polizia, eh. Non sono stato mai ufficiale della polizia. No, ma dell'attagliamento sì.